Il breve richiamo di teoria riguarda il legame che c'è tra l'energia potenziale e la forza che agisce su un corpo. Ma l'altro giorno abbiamo detto che se io conosco la funzione energia potenziale, e cioè so quanto vale l'energia potenziale in ogni punto dello spazio, immaginando di fare riferimento a un sistema di riferimento X, Y e Z. Quindi supponiamo che io sia in un certo punto e che in questo punto conosca l'energia potenziale e che questo sia vero per tutti i punti dello spazio, cioè so come è fatta la funzione. E l'altro giorno abbiamo detto, va bene, posso ricavare la forza che agisce su un punto materiale calcolandomi la quantità meno gradiente della funzione energia potenziale. Allora, fare l'operazione di gradiente significa calcolare le derivate della funzione energia potenziale rispetto alla coordinata x, rispetto alla coordinata y e rispetto alla coordinata z. Cioè la forza è un vettore che ha per componenti le tre derivate rispetto a x, y e z della funzione energia potenziale, cambiate di segno perché c'è il segno meno davanti. Adesso facciamo un caso veramente molto semplice, cioè supponiamo di avere un punto materiale che si possa muovere solo lungo una direzione. Quindi facciamo un caso di moto unidimensionale, cioè di un moto rettilineo. Allora, il punto materiale potrà stare qui, potrà stare qui, potrà stare qui o potrà stare in questa posizione. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso a una dimensione, io mi aspetto che questa energia potenziale sia funzione solo della coordinata x, non di y e non di z. Allora, questo che cosa vorrà dire? Vorrà dire che la forza che agisce su un punto materiale sarà un vettore, se guardiamo questa definizione che abbiamo utilizzato qua, che ha le due componenti z e y che sono nulle, perché l'energia potenziale dipende solo da x, quindi la derivata rispetto a z rispetto a y è uguale a 0. E l'unica componente che non è uguale a zero, siccome l'energia potenziale dipende da x, è la componente derivata dell'energia potenziale rispetto a x. Adesso, siccome la funzione E con P dipende solo da x, e quindi c'è una sola variabile da cui può dipendere, noi siamo abituati a indicare questa quantità come la derivata, scusate, ho sbagliato, non devo mettere P, non devo mettere di E con P rispetto al tempo. Cioè usiamo, invece che la D storta, come stiamo usando qui, e perché qui usiamo la D storta? Perché questo è il simbolo di derivata parziale, cioè derivata rispetto a una delle variabili da cui dipende la funzione. Ma siccome qui la funzione dipende solo da una variabile, uso la, diciamo, la scrittura normale che avete imparato nel corso di analisi 1, cioè derivato totale di E rispetto al tempo. E quindi vediamo che la forza è un vettore che ha solo componente lungo la direzione x. Quindi la forza o è diretta così o al massimo può essere diretta così, dipenderà dal suo segno, quindi no, può avere componente solo lungo la direzione x. Allora adesso
Perché diciamo queste cose qua? Facciamo un esempio con questa lavagna che sto utilizzando. Sono costretto a cambiare lavagna, non posso scorrere. Allora, supponiamo di avere un punto materiale che si possa muovere solo lungo la direzione x e che sia caratterizzato da una funzione energia potenziale che ha un andamento fatto in questa maniera, del tutto generale. No? Quindi questa supponiamo che sia la mia funzione energia potenziale. Vi ricordo che noi immaginiamo di avere un punto materiale che si muove lungo la direzione x, quindi questo punto materiale può stare sull'asse delle x. Adesso guardate bene questa cosa e qui ci segniamo. Guardate bene questa cosa. Supponiamo che il mio punto materiale si trovi in questa posizione qui. Ma, allora, in questa posizione, la derivata dell'energia potenziale rispetto a x è minore di zero, no? Quindi, la mia pendenza localmente della curva è negativa. Siccome noi abbiamo detto che la forza ha una componente x che è meno derivata dell'energia potenziale rispetto a x, e poi le altre due componenti sono 0, allora la forza è meno la derivata. In questo caso specifico, vuol dire che la componente fx della forza è maggiore di 0 perché è meno la derivata, quindi la forza spinge in questa direzione, cioè spinge verso la direzione in cui l'energia potenziale diminuisce. Viceversa, se io avessi un punto materiale che si trova in questa posizione qui, allora in questa posizione la derivata dell'energia potenziale rispetto a x è maggiore di 0 e di conseguenza la forza ha una componente x che è minore di 0. Cioè la forza spinge in questa direzione qui. Allora, questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che io mi aspetto che questo punto materiale venga spinto in questa direzione, acquisti velocità e poi possa andare da questa parte e poi sottoposto alla forza che lo decelera, a un certo punto si fermi e torni indietro. Allora, che quindi il moto avvenga intorno a questa posizione di minimo. Allora, notate, e ve lo disegno qui di lato, che se ad esempio io mi mettessi nelle condizioni in cui avessi un punto materiale che si trova in questa posizione, a un certo istante, diciamo l'istante t uguale a 0, e a questo istante la velocità fosse nulla, no? Allora, quando il punto si trova in questa posizione qua, quanto vale la sua energia meccanica? No? Nella posizione A. La sua energia meccanica vale la somma di energia cinetica più energia potenziale. Ma siccome è fermo inizialmente, l'energia cinetica è nulla. Questo scriviamo energia potenziale nel punto A. Cioè avrebbe un'energia meccanica. Che è pari al valore dell'energia potenziale a questo istante iniziale. Adesso, se io lascio libero il punto di muoversi, questo che cosa farà? Scenderà verso il basso e quando arriverà nella posizione B avrà acquistato una velocità e l'energia meccanica a quanto sarà pari? Sarà pari all'energia cinetica in B, che è un mezzo la massa del punto per la velocità nel punto B al quadrato, più l'energia potenziale in questo punto B. E chiaramente vedete che l'energia potenziale è diminuita, no? Allora, se è P è minore dell'energia A e PA, siccome l'energia meccanica deve rimanere una costante, cioè io so che l'energia meccanica, se non ci sono forze dissipative,
Allora, se voi confrontate queste due relazioni qui, voi avete che EP in A deve essere uguale un mezzo m la velocità in B al quadrato più EP in B. No? E allora chiaramente vedete che l'energia cinetica che io ho nel minimo, cioè un mezzo mvp4, chi è? È la differenza delle energie potenziali iniziali e finale. Cioè la differenza di energia potenziale, delta e P, viene trasformata in energia cinetica. Chiaramente, nel momento in cui il punto materiale arriva nel minimo, avrà una certa velocità e tenderà a risalire. Risalendo, è sottoposto a una forza, mentre qui era sottoposto a una forza che lo spingeva in qua, è sottoposto a una forza che lo decelera, che lo ferma, e allora che cosa farà? Decelererà. E fino a quale punto arriverà? Arriverà fino al punto che ha esattamente, diciamo, chiamiamolo C, che ha esattamente la stessa energia potenziale iniziale, cioè in C l'energia cinetica ridiventerà zero e l'energia potenziale assumerà il valore che aveva all'inizio. Quindi, e una volta arrivato in C, il punto che farà? Verrà riaccelerato verso B e poi ritornerà in A. E quindi il punto compie un moto periodico intorno al minimo della funzione energia potenziale. Quindi intorno a ogni minimo si può avere un moto di un punto. Allora, questi punti di minimo della funzione energia potenziale, cioè questi punti qua, vengono chiamati punti di equilibrio stabile. Perché sono chiamati punti di equilibrio stabile? Perché se ho un punto che si trova in questa posizione, io lo sposto di un pochino in una posizione vicina, lui continuerà a oscillare intorno a quella posizione, quindi rimarrà sempre là intorno. Ciò è diverso da quello che succede, ad esempio, in un punto di questo tipo qua, un massimo. Perché lo vedete benissimo che qui la forza spinge da questa parte, qui la forza spinge da questa parte qua, perché qui la pendenza è negativa e la forza è positiva, qui la pendenza è positiva e la forza è negativa. Questo vuol dire che appena questo punto si viene spostato da questa posizione, se ne scappa via da questa posizione. Allora, questo viene chiamato un punto di equilibrio instabile. Perché un punto di equilibrio? Perché se io mi metto proprio nel massimo, dove la derivata dell'energia potenziale è nulla, non c'è forza e quindi il punto rimane in quella posizione, ma appena c'è una piccola perturbazione, il punto viene sparato via dalla posizione. Allora, quindi questo ci fa capire un po' questa cosa qua. Allora, quindi vi fa capire che il moto intorno a questa posizione sarà di tipo periodico. Adesso un attimo che sposto sta lavagna. Ecco. Adesso l'ultima cosa che vi voglio dire è la seguente. Dice, va bene, moto periodico. Ma che vuol dire moto periodico? Vuol dire moto armonico? Vuol dire moto armonico secondo voi? Che abbiamo detto? Tutti i moti periodici sono armonici? No. Allora, guardate bene, supponiamo di voler studiare quello che succede intorno a questo minimo qui. Chiaramente la funzione energia potenziale può avere una forma qualsiasi, no? Non so, però se io mi restringo a un intervallo molto piccolo intorno al minimo, io posso prendere questa funzione e approssimarla con lo sviluppo in serie, in particolare. L'approssimazione più semplice che so fare è quello di approssimarla con una parabola. Perché la parabola è l'approssimazione migliore? Perché se io sviluppo in serie di Taylor intorno a no, minimo una funzione, cioè l'energia EP è circa uguale l'energia calcolata, chiamiamo questo punto coordinata x con 0. L'energia calcolata nel punto intorno al quale voglio calcolare l'andamento, più la derivata prima della funzione rispetto a x calcolata in x con 0 per x meno x con 0, più la derivata
seconda della funzione rispetto a x due volte calcolata in x con 0 per x meno x con 0 quadro mezzi più termini di ordine superiore. Ma voi capite benissimo che se io questo è un punto di minimo, la derivata calcolata nel punto x con 0 è 0, perché quello è un punto di minimo, quindi la derivata è nulla. E quindi l'energia potenziale può essere approssimata se io chiamo questo coefficiente C e se chiamo questo coefficiente qua A, per dire, sono due costanti, dipendono da quanto vale la funzione in x con 0 e quanto vale la derivata in x con 0, quindi sono due costanti. Questo lo posso scrivere C più A per x meno x con 0 al quadrato, che è proprio l'equazione di una parabola. Quindi, nell'intorno di un minimo, se l'intorno che io prendo è sufficientemente piccolo, posso approssimare la funzione con una parabola. Ma adesso guardate, se l'approssimo in questa maniera, la mia energia potenziale, come mi viene la componente x della forza? È meno derivata dell'energia potenziale rispetto a x. Allora, quando vado a derivare questa espressione qui, C la ha derivata nulla. E qua ho semplicemente 2A per x meno x con 0. Ovvero, lo posso scrivere come K per x meno x con 0. Scusate, ho dimenticato un meno. Quindi meno K per x meno x con 0. Cioè, la forza è proporzionale allo spostamento dalla posizione di minimo tramite una costante K ed è diretta sempre in verso opposto, in maniera da tenere conto che la forza è sempre diretta in questa maniera. Adesso mi dite voi, che tipo di forza è questa? Questa espressione qua, K per l'allungamento. Cambiato di segno. Che forza è? Elastica. Elastica. Aspettate un attimo che... Elastica. No? Ha la forma di una forza elastica. Però noi quello che interessa è, se io ho una forza elastica ed ho una massa attaccata a una molla, e questo, diciamo, è l'allungamento della mia molla. Che tipo di moto fa la massa M intorno alla posizione in cui la molla è a lunghezza e non è eccitata? Cioè, abbiamo visto che studiando il moto della massa, il moto è di tipo armonico, no? Allora, questo che mi dice che se io mi limito a piccole oscillazioni intorno alla posizione di minimo, per piccole, diciamo per piccoli spostamenti, il moto è armonico. Quindi qualsiasi energia potenziale, no? Se studiata in un intervallo molto piccolo intorno a un minimo, vi dà luogo a un moto di natura armonica. Chiaramente, se io vado a esplorare grandi distanze dal minimo, allora mi accorgerò che il moto non è più armonico, perché l'energia potenziale non è più parabolica. Allora, questo